Benvenuti in questo nuovo video di Non c'è fitness senza scienza. Come vedete oggi l'ambiente è un po' diverso perché andremo a fare qualcosa di diverso. Perché va bene conoscere, va bene sapere cosa dice la scienza, ma bisogna anche mettere in pratica quello che sappiamo. Quindi da oggi inizieremo una nuova rubrica che parla di esercizi, dove andrò a registrare piccoli video tutorial per spiegarvi come si esegue un esercizio, quali sono gli errori da evitare e il perché va fatto in un certo modo. L'esercizio che vediamo oggi è il plank, ma solo dopo la sigla. Il plank è un esercizio il cui scopo principale è migliorare la forza a livello addominale. È diventato molto famoso soprattutto negli ultimi anni perché, grazie alle ultime ricerche scientifiche, è stato visto come esercizi quali i crunch e i sit-up potessero portare alcuni soggetti ad avere mal di schiena a livello lombare. Uno studio molto recente del 2019 ha analizzato l'attivazione muscolare e la tollerabilità durante la pratica di 8 esercizi in soggetti che soffrivano di mal di schiena a livello lombare. Dai risultati si evince come la versione base del plank venga ben tollerata da chi soffre di mal di schiena a livello lombare e di come vi sia un'alta attivazione del retto dell'addome e dei muscoli obliqui esterni. Vediamo come si esegue il plank. Prima regola fondamentale è mantenere una posizione neutra della schiena. Quindi la schiena non andrà inarcata nella zona lombare, ma nemmeno andrò a piegarmi in avanti in questo modo. Per stabilizzare il corpo e quindi mantenere l'allineamento, avrò bisogno di contrarre i muscoli addominali e i glutei, in modo da stabilizzare tutto il corpo. Le orecchie saranno allineate con spalla, anca e ginocchio. Le scapole abdotte, quindi saranno protratte. Il braccio perpendicolare al terreno. Mani appoggiate, belle aperte, per avere proprio un bel senso di propriocezione della posizione. Gambe tese. E mantengo la posizione. Vedete? Orecchio, spalla, anca, ginocchio, tutto allineato. Questo è un plank. Vediamo ora quali sono gli errori più comuni. Il primo errore che si vede fare spesso è lasciar cadere il bacino verso il basso. Quindi si vedono cose del genere in palestra. Così non va bene. Altro errore che si vede fare è avere il sedere troppo in alto, quindi cose di questo tipo. Anche questo non va bene perché non state utilizzando l'addome per mantenere la posizione del corpo allineata. Poi il collo. La posizione del collo, anche questa dovrebbe essere allineata al corpo, invece si vedono cose di questo tipo. Testa bassa oppure testa troppo alta, così non so come fanno a farlo, perché veramente tira tantissimo il collo, quindi così non va fatto. Altro errore che si vede spesso è non addurre le scapole, quindi non protrarre le scapole in avanti. Cosa succede? Se io non protraggo le scapole, cado tra le spalle. Quindi si vedono cose di questo tipo. Ma se io faccio una cosa così, ho tutto il peso del corpo che mi spinge verso il basso, più la gravità, ed è un macello. Altro errore è non reclutare adeguatamente il retto femorale. Può sembrare strano, perché dite, vabbè, è un esercizio per l'addome, vero, ma se voi non reclutate correttamente il retto femorale, che è un muscolo che fa parte dei vostri quadricipiti, le ginocchia tenderanno a cadere verso il basso. Quindi, se io mi metto in posizione di plank e non contraggo il retto femorale, le ginocchia cadono. Non importa quanto io stia contraendo gli addominali, le ginocchia cadono verso il basso, quindi contraggo e torno su, se le lascio cadere, e contraggo per tornare nella posizione.
questi gli errori più comuni. Vediamo ora un'analisi biomeccanica dell'esercizio. Se il bacino è instabile, il corpo tenderà a cadere verso il centro. Quindi, bacino instabile significa che succederà questo. Con questo movimento, la schiena andrà a inarcarsi nella zona lombare, provocando così il mal di schiena. Cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo reclutare i muscoli flessori dell'anca, quindi il retto femorale, il grande psoas e il muscolo iliaco, affinché il corpo venga sollevato dal terreno. Quindi andrò a contrarre, se questo è l'errore che viene fatto, andrò a contrarre i flessori dell'anca per tirare sul corpo. Però cosa succede? Che quando voi contraete questi muscoli flessori, il corpo sì, si alza dal terreno, ma va a crearsi maggiore pressione a livello delle vertebre lombari. Creando questa pressione a livello delle vertebre lombari, viene il mal di schiena comunque. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna reclutare i muscoli dell'addome affinché il bacino, che sarà in una posizione di antiversione è quando la cresta iliaca è spostata in avanti, contraendo i muscoli dell'addome porteremo il bacino in una posizione di retroversione, quindi faremo questo movimento grazie alla contrazione addominale, soprattutto grazie alla contrazione del muscolo trasverso, che ci permetterà in questo modo di stabilizzare il bacino e il tronco e di andare a stabilizzare anche la lordosi lombare. Le scapole invece vengono stabilizzate grazie al muscolo dentato anteriore. Stabilizzando quindi tutto il corpo grazie ai muscoli dell'addome, muscoli del core, riusciremo a passare da questa posizione dove rischiamo il mal di schiena a questa posizione dove tutto il corpo è allineato, l'addome è contratto e non sento una minima pressione a livello della zona lombare. Quella che abbiamo visto oggi è la versione base del plank. Se guardando i video su YouTube o andando in palestra vedete qualcuno che la esegue diversamente, non significa che voi siete in errore o che quella persona stia sbagliando. Magari sta semplicemente eseguendo un'altra versione del plank, perché ce ne sono veramente tante e andremo a vederle nei prossimi video insieme anche ad altri esercizi. Quindi per non perderli iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!